Salve a tutti e bentornati su White One Racing. Oggi vedremo come si misura la percentuale di bilanciatura di un albero motore e come questa varia cambiando la forma dell'albero. Premesso che quanto state per vedere non vuole essere un'indicazione sulla percentuale giusta di bilanciatura, perché poi ogni motore magari la vuole diversa, poi bisogna fare delle prove perché non è così scontata. Vedremo soltanto il metodo, cioè come si fa per misurarla e quindi poi come si fa per fare tutte quante le prove. Quindi, data una determinata percentuale di bilanciatura, si va ad agire sulle masse alterne o sulle masse rotanti per variare la percentuale di bilanciatura e quindi poi osservare cosa cambia sul motore. Che cosa ci serve? Chiaramente ci serve un albero motore. Questo è originale Piaggio, è da buttare, nel senso, così l'ho recuperato soltanto per fare questo video. Comunque corsa 57 del PX200. Poi abbiamo un albero Special Lip corsa 60, vedete con la flangia tagliata per il lamellare, corsa 60 biella sempre 110 e poi Cimelio d'epoca, questo me l'ha prestato Francesco che lo comprò a suo tempo. Mazzucchelli spalle piene, classe 1991, corsa 57 e biella sempre 110. Questo è antico, però insomma ci sarà utile per vedere tutte quante le misure. Questo per quanto riguarda gli alberi. Poi abbiamo due pistoni che sono tutte e due per trasformazioni per Vespa 200. Questo qui è il nuovo, ormai è da qualche anno che è in produzione, pistone Malossi per il 210 a due fasce. E questo qui è il vecchio pistone monofascia prodotto dalla Asso. Questo qui comunque è più pesante, quindi vedremo come varia la percentuale. Chiaramente completo di spinotto e fermi e fasce. Albero motore. Poi abbiamo in questa scatoletta un po' di cose di BL. Perché ci servirà? Perché per avere la misura attendibile, poi vi farò vedere, la BL andrebbe misurata nuda, per avere un peso attendibile. Io fortunatamente ne ho qualcuna di queste qua da buttare, questa qui è Piaggio per esempio, e quindi vedremo con queste bielle che cosa cambia sulla percentuale. Cominciamo a fare le nostre misure con la bilancia e annotarle qui su questo quadernino, poi farò una grafica che sarà chiara da leggere. Dunque, ho già cominciato a fare delle misure sui nostri alberi. Per ora ho pesato il peso dell'albero stesso, anche se non è rilevante ai fini della percentuale di bilanciatura, però con questo video vorrei anche mostrarvi il perché. Il peso delle bielle, quelle più simili, cioè quella Piaggio, quella Mazzucchelli ma con bottone grande e poi un'altra sempre Mazzucchelli però col foro piccolo per lo spinotto da 20, proprio come il nostro Special Lip che è in corsa 60, mentre questo qui col foro grande praticamente la stessa dell'albero a spalle piene. Allora andiamo a vedere i nostri dati. E chiaramente ho pesato anche i pistoni. Allora partiamo dagli alberi. L'albero a spalle piene pesa 2007 grammi. L'albero Piaggio pesa 1861 grammi.
L'albero Special Leap pesa 1818 grammi. E questi sono i tre pesi, quindi l'albero Special Leap è l'albero più leggero. Le bielle di questi tre alberi pesano per lo spalle piene 145 grammi, per l'albero piaggio 145 grammi, uguale, mentre per l'albero Special Leap 137 grammi. I pistoni invece pesano il pistone Vertex 294 grammi, il pistone asso 318 grammi. I pistoni vanno pesati completi, che cosa vuol dire? Pistone, fasce o fascia, se ce n'è una, spinotto, sedger e gabbia a rulli. Questo complesso è il peso completo del pistone. Adesso mettiamo i nostri alberi sui coltelli e vediamo qual è il peso di equilibrio per ognuno di loro, così vi faccio vedere questa procedura. Dunque, visto che prima siamo partiti con le misure dallo spalle piene, adesso partiamo dallo Special Leap. Io utilizzo questo metodo con delle calamite recuperate da vecchi computer o comunque un calamite al neodimio, le attacco lateralmente alla biella e poi successivamente le peso. Quindi adesso io già avevo fatto la procedura per questo albero e ho visto che più o meno l'insieme di queste due calamite qui riesce a fermare l'albero in tutte le posizioni. Adesso vi faccio vedere. Ok, allora. Guardate, metto così, e l'albero sta fermo, e l'albero sta fermo, e l'albero sta fermo. In tutte le posizioni io lo metto, chiaramente quando la biella si ferma, lo lascio, e l'albero sta fermo. Quindi vuol dire che con questo peso che abbiamo aggiunto, abbiamo raggiunto per quest'albero motore la sua posizione di equilibrio. Quindi queste calamite che abbiamo aggiunto, che adesso andiamo a pesare, rappresentano il peso di equilibrio per questo albero, per il nostro Special Leap. Adesso li andiamo a pesare, vediamo quanto dice la bilancia, 148 grammi. E le andiamo a scrivere come peso di equilibrio per lo Special Leap. Ok, adesso andiamo a pesare l'albero piaggio. Io per esperienza già so che l'albero piaggio richiederà minore peso di equilibrio. Perché? Perché possiede questa fascia. Cioè possiede peso vicino all'asse d'accoppiamento, e quando c'è tanto peso vicino all'asse d'accoppiamento, quindi nella parte alta dell'albero motore, di solito l'albero ha poca percentuale di equilibratura, di squilibrio. Quindi andiamo a vedere. Attacchiamo una per volta e vediamo. Vediamo con queste due che cosa è successo. Ancora queste qui non sono sufficienti. Vedete l'albero, se io lo fermo, tende a tornare indietro. Quindi vuol dire che il peso è troppo poco. Se da questa posizione l'albero fosse andato verso il basso, avrebbe voluto dire che il peso aggiunto era troppo. Quindi aggiungiamo un'altra calamita. E vediamo che succede. Da qui sta fermo, da qui
torna leggermente indietro. Dobbiamo aggiungere poco. Proviamo con un dadino. Vediamo. L'albero sta fermo. Torna leggermente indietro. Aggiungiamo una rondella. Il metodo è casareccio, ma funziona, eh? Sta fermo. E sta fermo. Vedete? Lo porto qui. E sta fermo. Lo porto qui. E sta fermo. Quindi questo è il peso d'equilibrio per l'albero piaggio. Lo andiamo a pesare e poi lo andiamo ad annotare . Ok, quindi andiamo a vedere quant'è. 87 grammi. Da questo punto in poi, come facilmente avrete intuito, l'albero a spalle piene avrà ancora meno di 87. Vediamo quanto, però, quanto meno. Ok, vediamo, proviamo ad aggiungere una calamita piccola. Vediamo che fa. Intanto faccio vedere che quasi sta fermo da solo, cioè il suo peso d'equilibrio è quasi zero, vedete? Quello giusto è 3 dadi e la gabbia. Andiamo a vedere quanto pesa. 26 grammi, 25, 25 grammi. Ok. E adesso andiamo a fare tutte le nostre considerazioni. Per prima cosa andiamo ad osservare la formula per calcolare questa percentuale. Bisogna dividere il peso di equilibrio che abbiamo trovato per le masse alterne e poi moltiplicare quello che viene per 100. Chiaramente le masse alterne sono costituite, come già vi ho detto, dal peso complessivo del pistone più 2/3 del peso della biella. Vista la formula, passiamo all'esempio numerico. Allora, con lo spalle piene e il pistone vertex, noi abbiamo 25 grammi, che è il peso d'equilibrio, che andiamo a dividere per 294 grammi, che è il peso del pistone vertex, più 2/3 di 145, che è il peso della biella. Il risultato di questa operazione è 6,4%. Stessa operazione, ma con l'albero originale e pistone vertex, il risultato viene 22,3% e con lo special lip 38,4%. Chiaramente stesso discorso anche con il pistone asso. Qui le percentuali calano perché il peso del pistone cresce. Quindi abbiamo 6% con lo spalle piene, 21% con l'originale piaggio e 36,2% con lo special lip. Se ti è piaciuto il video, lascia un like e condividilo con i tuoi amici. E ricorda, Whitewall Racing non è un'officina, ma un'associazione sportiva dilettantistica che prepara motori solo a fini sportivi e solo ai propri associati.